Siamo al Teatro Lirico di Cagliari, sul palco si lavora per dare gli ultimi ritocchi all'allestimento di Norma che debutta giovedì 24 aprile e io sono con Steven Metcalf, che saluto, ciao Steven. Ciao. È il regista, di questa Norma, un ritorno a Cagliari per te perché sei stato tante volte a Cagliari a fare delle regie teatrali. Giusto, nel 2002 abbiamo fatto la prima Romeo e Giulietta del villaggio. Questo ho fatto l'altro magico, Aida, Ratto del Sarello e soprattutto Carmen. La tua scelta di regia, se la dovessi sintetizzare in breve per il nostro pubblico, come la descriveresti? Sì, per me ho voluto di avere un contesto politico, sociale, storico che ha senso per il pubblico, no? Che loro possono fare un rapporto con questo. Cercato una situazione, un parallelo, parallelo si dice? Sì. Parallelo fra questo impero romano e l'impero in un tempo di Berlino, meno. Quindi il lavoro che hai fatto tu è trasportato, diciamo, la storia nel contesto, diciamo, storico, sociale, politico dell'epoca di Bellini, in modo da rendere tutto molto più credibile. Esatto. Molto meno fiabesco e più storico. Esatto. Perché quando abbiamo, come spesso, i primi sceni con druidi, con lungo mantelli, tutti molto, molto triste, molto serio, tutto in fila, no? E si vede poi il romano con le gambe mostrate, sì, spostate tutti. E spesso ho visto Norma come un tipo di valchiere, no? Valchiere, come si dice in italiano? Sì, il caschetto della valchiria. È subito impossibile, è irrisibile, no? È impossibile di prendere su sé. Un'altra cosa che ti chiedevo, tu ti sei ispirato, vi siete ispirati nella messa in scena, anche con la costumista, alla pittura. Ai quadri di Goya per i costumi, sono dei riferimenti molto precisi. Sì, sì, abbiamo scelto due dipinti ottimo romanticismo, Friedrich, Caspar David Friedrich per la scena e per il costume Goya, soprattutto Goya, chi ha veramente veramente studiato e ricordato per la storia questa epoca. E anche perché ci sono questi famosi dipinti, non sono dipinti, sono le cose quando fai così, no? Etchings, sì, si dice così. Bassorilievi? Non sono sicuro se è giusto, in inglese incisioni. Penso sì. Questa incisione si chiama Le disastri della guerra, penso sì. E loro sono pieni di immagini così forti della distruzione, la guerra, le madri, i bambini che attaccano i francesi, e questo veramente simile, nel senso che i galli, il nostro caso è spagnolo, ma i galli sono veramente pieni di anni di occupazione, sono pieni di rabbia, pieno di frustrazione, pieno di emozione, pieno di collera, pieno di... sono ferocissima e vogliono distruggere i romani, no? Veramente. E loro, alla fine, loro devono reagire contro questa occupazione, devono distruggere tutto e veramente urla questa cosa, guerra, guerra, sangue, eccetera. E veramente simile in questo senso delle immagini che ho visto di Goya, anche in questa epoca in Spagna c'erano ancora l'auto di fe, no? E se Norma, perché Norma ha veramente tradito la fede, no? Sua, la punizione è morte dentro il fuoco. So, in questo senso il rogo funziona anche molto bene in questa epoca. E secondo me, se ho visto anche Norma in giorni, per esempio moderna, questo rogo non ha molto senso. Per me ci sono tanti altri piccoli dettagli che sembrano giusto, assolutamente giusto in questa epoca. So, io e Nicky Shore,
scenografa, costumista, scenografa. Abbiamo deciso di andare in questa direzione. Senti, hai nominato Nicky Shaw, nominiamo anche gli altri interpreti e le loro qualità. Se dovessi descrivere un po' le qualità di questi interpreti con i quali hai lavorato in questi giorni. Abbiamo due squadre fantastici, veramente sono molto impegnato, conoscono molto bene il ruolo, hanno fatto, quasi tutti hanno fatto i ruoli, ma c'è veramente un'intensità nella prima castico. Non voglio dire no, ma sono tutti questo bravissimi. Questo è anche il merito, sei bravo a creare un bel clima sul palco, un bel clima di lavoro. Visto... Sì. Ma veramente è chiaro che Jano, Tamar, la prima Noma, hai questo carisma, questo. Lei può fare assolutamente niente sul palco, in questo senso, molto si tratta il pubblico, no? Sì, dentro, sì, sì, non piano, la gente fa un zoomata su di lei. È fantastica, ma anche molto forte, eroico, il polione di Roberto Aronica, è un bellissimo contrasto a Jano e Veronica Simeone che ha questa innocenza, entusiasmo, molto fresca. Va bene, in bocca al lupo. Grazie mille.